365 People, oggi grande ospite, per i più attenti l'avrete visto nella scorsa trasmissione, pioniere dell'enduro, fin dalla prima edizione c'è stata la sua presenza nel circuito ufficiale Super Enduro, stiamo parlando di Davide Sottocornola e oggi andiamo a scambiare un po' di pensieri, parole con lui, grazie anche alle vostre domande. Come e quando hai iniziato ad andare in mountain bike? Vabbè, un po' di tua biografia, dove hai corso nelle categorie giovanili? Dunque, facciamo un passo indietro. Allora, in bicicletta ci sono sempre andato, è stato sempre il mio unico sport. Da ragazzino comunque sia con BMX, Grazielle, quello che veniva. Ho fatto una gran gavetta nella piazza del paese o nei pistini del paese. E all'età di 12 anni ho partecipato a una gara di mountain bike, sono andato subito bene e da lì è iniziata la vera passione. Quindi dai 12 ai 15 anni ho corso nel cross country e poi dai 15 anni per 10-15 anni ho corso in discesa. Poi adesso sono 13 anni che corro nell'enduro e ora sto alternando anche con le bike, quindi categorie giovanili, cross country e downhill. Un po' poliglotta il nostro Davide, dall'XC al downhill all'enduro, quindi, ma d'altronde per essere un ottimo professionista dell'enduro bisogna anche farsi piacere al lato pedalato ed essere degli atleti completi. Seconda domanda, in cosa è cambiato, se è cambiato l'enduro? Che aria si respirava alle prime gare? E l'enduro è praticamente ad oggi è uno sport vero e proprio. Sono cambiate tantissime cose da quel maggio del 2008. Le gare sono molto più dure, le biciclette sono cambiate, le speciali sono diverse, c'è stato l'avvento della Coppa del Mondo che ha un po' rivoluzionato tutto. Le stesse aziende nel 2008-2009 ti dicevano: ah, fai quelle gare lì da 60-70 partenti. Ora le aziende ci guadagnano dei soldi, investono sugli atleti. Si potrebbe fare un discorso infinito. Solo in Italia ad oggi, per comunque poter primeggiare, devi essere un atleta professionista, quindi anche il livello si è alzato tantissimo. Certo, come tutti gli sport, quando iniziano c'è un po' questa sorta di festa alle gare, questa non competizione, anche se la competizione c'era lo stesso. Con l'aumentare delle gare questa cosa si è un po' ridotta, sempre più tensione, più gara tra atleti, ma è il bello dello sport. Come in tutte le cose, quando arriva il dio denaro passa un po' in secondo piano il lato divertente, goliardico, giocoso e arriva la professionalità. E anche l'enduro ha subito un po' questa trasformazione, però comunque il lato divertente è sempre rimasto. Terza domanda, non vorrei ci fossero secondi fini. Quante fidanzate hai? Questa domanda un po' me l'aspettavo. Sì, in realtà dai social sembra che ho tante ragazze, ma in realtà semplicemente mi piace condividere anche con le ragazze, che ben venga i miei allenamenti, sia con la bici da strada, con la bici d'enduro o anche le mie gite in montagna. E in realtà sono single, tutto qui. Bravo Davide, castigale! No, ovviamente scherzo ragazzi. Quarta domanda, che obiettivi ti stai ponendo per le gare che verranno? Vabbè, ormai si rischia di parlare di prossima stagione, però che obiettivi futuri hai? Quest'anno gli obiettivi sarebbero stati quelli principali due. Il primo, quello di comunque sia riuscire a conquistare di nuovo il campionato e bike, o comunque sia di vincere più gare possibile, fare bene. Il secondo, quello di questa nuova avventura con queste tre prove di Coppa del Mondo e bike, quindi anche qui fare bene. Avrei voluto correre anche nel Super Enduro, però qui con un'altra mentalità, con un'altra testa. L'obiettivo era quello di seguire i giovani della squadra,
cercare di farli crescere. Io prendevo quello che veniva, certo che poi il cancelletto è sempre cancelletto, però cercare di fare crescere i ragazzi. È successo tutto questo casino, quindi non si sa bene come andranno le cose. Poi oltretutto io in questo lockdown ho preso anche la mononucleosi, quindi ad oggi sono X, proprio adesso sono ancora sotto antibiotici, vediamo di riprenderci e vedere quello che succede. Non è di certo un anno bellissimo per me. Sinceramente lo vedo bene S8 nelle gare e-bike, questo per un motivo di rapporto peso-potenza, d'altronde quello è molto importante in e-bike, S8 è veramente uno che spinge tanto con poco peso, quindi sicuramente potrà dir la sua. Siamo arrivati all'ultima domanda prima della domanda dell'e-biker. Cosa ti aveva spinto in principio a buttarti in una disciplina emergente come l'enduro? Non mi ricordo bene, ma penso che sia già nel 2007, su non so se 3-6, era già 365 o addirittura ancora tutto mountain bike, c'era questa pubblicità super enduro. E lo slogan diceva un po' che premiava l'atleta a 360 gradi, quindi un mix di tecnica in discesa e pedalata in salita. Io con Cico ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: questa cosa qua fa al caso nostro. La bici la uso a 360 gradi, mi ricordo che a quei tempi correvo ancora in discesa, ma facevo anche le gran fondo, comunque sì, facevo le gare di cross country. Quindi ho detto: proviamo a vedere come funziona questa cosa. Ed è stata una vera figata, perché comunque sia il super enduro a me ha dato veramente tanto. E ora la domanda dell'e-bike, la domanda ironica, irriverente, by 365 TV. Uno stregone incontrato sui sentieri di Pogno ti rivela una scomoda verità: in un'altra vita sei stato campione olimpico di curling e ora hai la possibilità di tornare indietro nel tempo. Accetteresti di tornare indietro e percorrere quella vita, o torneresti alla prima stagione di Super Enduro per provare a migliorare gli errori fatti? Esattamente, questo stregone aveva veramente ragione. Sono stato campione olimpico di curling. La medaglia non ve la faccio vedere perché ormai l'ho persa, non so più dov'è che è. E comunque, se dovessi tornare indietro, curling mai più. Primo, perché ero quello che scoppettava per terra, quindi tendiniti ovunque, freddo cane, sempre al chiuso, non fa per me. L'enduro tornerei alla prima gara, cercherei di fare ancora meglio, di non fare gli errori che ho fatto, e poi vuoi mettere natura, aria aperta, aria in faccia, cosa vuoi di più della vita? E anche qui a scopare, caro vecchio Davide. E ok, se continuo così mi sa che non avremo più ospiti in 365 People. Ringraziamo tantissimo Davide, sempre simpaticissimo e disponibile. Un grosso in bocca al lupo per le gare che verranno. Che dire, annunciamo il prossimo ospite, è Eleonora Farina, campionessa italiana Downhill Elite. Quindi con 365 People abbiamo chiuso per oggi e continuiamo con la trasmissione.